stato il peggiore appuntamento che abbia mai avuto! Andy mi ha portato dei fiori che puzzavano così tanto che mi sono sentita male! Dopo il cameriere è scivolato e gli ha versato addosso tutto il milkshake! È stato un vero disastro! Cosa? Non è quello che è successo! Ho regalato a Mabel uno splendido bouquet e abbiamo ordinato il nostro cibo preferito! È andata alla grande! Mabel, che cos'hai? Lascia perdere, non hai idea di che appuntamento ho avuto! Andy non riusciva a distogliere lo sguardo da quella stupida cameriera! È stato terribile! Ma stavo morendo di fame! Avevo i soldi solo per l'acqua, però! Purtroppo la cameriera andava in giro con tutte quelle insalate e hamburger gustosissimi! Non ce la facevo a guardare nient'altro! Lo so, amico, ti capisco! Ieri sera sono uscito con Mabel! Stava congelando, quindi le ho dato la mia giacca! Aspetta qui! Un caffè caldo, per favore! Quanto? Ok! Tieni il caffè! Ti scalderà prima! Non è proprio quello che è successo! Oh, che freddo! Gregory è in ritardo! Scusa, sono stato trattenuto! Stai congelando? Fa freschetto oggi, eh? Per fortuna mi sono messi i vestiti pesanti! Mi basterebbe una tazza di caffè caldo! Cosa? Perché sprecare soldi? Mi sono portato il tè da casa! Ne vuoi un po'? Grazie, ma no! A me è successa una cosa incredibile! C'erano dei tizi ad aggredire una ragazza! E sono corso da loro e... tipo bam, bam, bam! Tutti a terra! Gli ho dato proprio una bella lezione! Cosa? Ragazzi, non è successo assolutamente niente di tutto questo! Coprimi! Meno male che c'è lei che mi ferma! Ora li prenderete! Prendi questo! E anche tu! E anche tu! Basta che non mi picchiate! Sul serio? Molto meglio la tua di colazione! Ehi! Mi hai sputato su tutto il cucchiaio! Beccati questo! Ma sì, eh! E beccati questo! Perdente! Mamma! Ma fermatevi subito! Non vi ricordate da ragazzini come eravate affiatati? Avete sempre giocato insieme! Pronto? Pronto? Mi ricevi? Piano! Voglio sentire che dice la mamma! Wow! Ehi, Andy! Lo sai che ieri sono andato al cinema con Mabel? Ci ho provato e l'ho abbracciata! E lei ci stava! Davvero? Fratello, è fantastico! Cosa? Non andate per niente così! Mi stava solo facendo vedere dei video di gatti su una rampa di scale! Aiuto! Ero lì e cercavo di fare bella figura! E poi è arrivata lei con questa faccia terribile! Vorrei non averla mai vista! Grazie! Non sembra che ti piacciano i fiori. E me ne stavo lì con quel sorriso forzato e non potevo muovere nemmeno la testa! E tutto perché i miei capelli si erano bloccati nella cerniera! Ehi, ascolta! Ti devo raccontare del mio appuntamento ieri! È andato alla grande! Ho stirato la mia giacca! Da solo! Mi sono fatto una bella acconciatura! Mi sono messo un po' di profumo, quello costoso! E non ho dimenticato i fiori! Ciao! Questi sono per te!
Wow, Tin, questi fiori sono bellissimi. Grazie, li adorava. Grande Tin! E com'è andato l'appuntamento? Non me lo chiedere, guarda. È arrivato in ritardo. Mi ha portato un fiore morto. E si è spruzzato addosso una tonnellata di profumo. Mi ha quasi soffocato. E si è bruciato la maglietta. Era orribile. Dai, la prossima volta andrà meglio. Ti va un caffè? Te lo dico subito. Mi presento all'appuntamento alle 8 in punto. L'aspetto e aspetto. Passa un'ora e non si fa vedere. A vederla sembra un angioletto acqua e sapone. In verità è una belva. Non puoi fidarti di nessuno. Ah già, hai fatto del tuo meglio. Sono loro. Non posso guardarlo. Sono arrivata all'appuntamento alle 6 come mi aveva detto. Ho aspettato Greg per 2 ore. Non si è presentato per niente. Incredibile. Non riesco proprio a capirlo. Senti questa. Siamo in mezzo a una festa. Sto giocando a beer pong e sto colpendo il bersaglio. Ehi, Denise, guarda questa. Wow! Wow, Greg, hai una mira pazzesca. Ti puoi scommettere? Wow, fratello, alla grande. Sì, proprio una bella festa. È stato terribile. Greg ha bevuto un sacco di bibite. Ha continuato a ruttare e vantarsi. È disgustoso. E ha preso anche la mia bibita. Il mio stomaco. Devo andare. È scappato con tutta la mia bibita. Cosa? Non te la prendere, dai. È stato orribile. Immagina. Sto per sedermi su una sedia e a causa di Greg cado per terra. E sta lì a ridere. Che incubo. Mi dispiace tanto, tesoro. L'appuntamento è andato alla grande. Diana, siediti. Ma fammi controllare prima la sedia. È rotta. Passami gli strumenti. Li porto sempre con me. Ci penso io. Fatto. Sembra fantastico. Non è andata proprio così. Che cos'ha questa sedia? Si segga. E io. Prego. Non sono buoni nemmeno a sedersi da soli. Risolvi questa equazione. Beh, senta, non ho avuto tempo di imparare la formula. Ero troppo occupato. Non avevo molto tempo per farlo. Un sacco da fare. Oh, cavolo, sono in ritardo. Va bene, siediti. Se l'è bevuta. Bugiardo. Sai cos'è successo per davvero? Volevo aiutarlo con i compiti. Ma se n'è andato a dormire. Prepariamoci a studiare. Assolutamente no. Mi faccio un pisolino. E vabbè, studierò da solo. È stata una festa fantastica. Eravamo come dei. Wow. Chi sono i migliori della pista? Noi. Oh, sì. Ragazzi, smettetela di dire cavolate. Ve lo dico io cosa è successo. Tin ha spinto Denise. Denise si è alzata con la schiena dolorante. E Tin girava così forte che non è riuscita a stare in piedi. Ops. Che figura. Sono stato fantastico al talent show. Cerca di immaginare. Salgo sul palco e inizio a cantare. Il pubblico era in delirio. Piangevano e applaudivano. E una valanga di fiori mi è arrivata addosso. Ho fatto un sacco di autografi e foto. Non riuscivano a smettere di applaudire. Wow, Andy, sei una celebrità adesso. Cosa?
Posso raccontare cosa è successo veramente? Ups. Stava quasi per cadere quando è entrato. E ci ha messo un sacco di tempo prima di iniziare. E quando è iniziato, hanno tutti capito che è stata una cattiva idea. Oh, mamma, ma fatelo scendere! Ho capito! Me ne vado! Giura che non canterai mai più! Lo prometto! Ecco la sua firma! Oh no! Andy, sei un fanfarone! Dai, com'è andata? Non poteva andare peggio! Questo ragazzo si era messo d'accordo con i suoi amici per tirarmi l'acqua addosso! Hanno organizzato tutto per ridere di me! No, Mabel, non è andata così! Mi eri piaciuta da subito! E allora volevo venire a parlarti! Sono inciampato sul piede di Greg e accidentalmente ti ho buttato l'acqua addosso! Scusa! È vero? Può essere! Tregua! Vai, è andato tutto bene!